Ok, perfetto. Allora, quindi di cosa parliamo oggi, ragazzi? Parleremo delle informazioni che vi possono cambiare la vita, come hanno cambiato la mia vita. In una sera ho ricevuto stessa informazione e ho deciso di svoltare la mia vita a 360 gradi. Io mi chiamo Pietro Iarba, sono il membro del consiglio di dirigenti Skywebers Group, responsabile di Skywebers Group in Italia, leader manager e trainer certificato di Master Profi. Adesso parleremo di chi siamo e cosa facciamo. Prima vi voglio di tutto a presentare Andrei Kovratov. Comunque in questo webinar vi presenterò due persone che vogliono radicalmente cambiare il mondo e vi spiegherò perché e perché c'è bisogno di cambiare il mondo. Lui è un investitore professionista, direttore generale, già come ho detto, di Skywebers Group, autore e fondatore del progetto della formazione online dell'Accademia di Investitore Privato, consulente per gli investimenti, master in business networker o manager aziendale, master di realizzazione dei sogni. Praticamente questa persona che ho deciso di seguirlo quasi 3 anni fa, come ho detto, mi ha dato stessa informazione che vi darò io a voi stasera e mi ha cambiato la vita a 360 gradi. Perché mi piace tanto questa persona? Perché ho deciso di seguirlo? Perché lui ti parla dell'esperienza che ha avuto in 30 anni nei campi degli investimenti o del business. Cioè, ti dice dove ha fatto gli errori, dove ha fatto le scelte giuste, dove ha avuto dei successi e comunque mi dice tutti i suoi argomenti, tutte le sue lezioni sono argomentate su quella esperienza vitale che ha avuto in 30 anni. Cos'è Skywebers Group? Si occupa di tre direzioni, dell'educazione, business e tecnologia. Adesso lo vediamo. Vediamo se Skyway è perché fa un passo avanti nell'evoluzione. Comunque ho detto che parlerò di persone molto importanti che vogliono rivoluzionare il mondo e perché c'è bisogno di rivoluzionarlo. Perché, come ho detto, che capiremo in questo webinar perché il 90% delle persone non possono realizzare i propri sogni nella vita e perché solo il 10% delle persone riescono a gestire il 90% di capitale a livello mondiale. Questa è un'altra persona che ho riuscito di seguire nella mia vita, è un Leonardo da Vinci del XXI secolo, e ho deciso di seguirlo solo per un fatto. Io sono sicuro che in questa sala tutti di voi avete dei sogni e tutti di voi vogliono realizzare i propri sogni. E anche, ovviamente anche questa persona ha avuto 40 anni fa un sogno. Perché io ho deciso di seguire questa persona? Perché dopo 40 anni fa non si è reso e vuole ancora realizzare il suo sogno. E sono sicuro che nel mondo, anche in questa chat, ci sono veramente poche persone che riescono a portare i loro sogni per un periodo di 40 anni. Cioè deve avere carattere, deve avere ambizioni, deve avere forza anche perché è veramente molto difficile quando hai diversi ostacoli, hai diverse difficoltà nella vita
ma nonostante tutto riesci a passare tutti questi ostacoli e ancora dopo 40 anni hai una grinta gigantesca per realizzare il proprio sogno. Solo per questo fatto ho deciso di realizzare, l'ho dato credo a questa persona, perché veramente è un Leonardo da Vinci del XXI secolo. Ci sono poche persone nel mondo che riescono a portare i propri sogni durante 40 anni e poi potete leggere qua tutti i premi che ha ricevuto sul suo gioiello, che è la tecnologia Skyway, e adesso lo vediamo più avanti, durante questi 40 anni. Vi dico la verità, che durante i 40 anni, come ho detto prima, ha avuto anche dei ostacoli. Ha avuto delle difficoltà dove tante persone molleranno tutto, basta di non avere queste difficoltà. Lui ha affrontato tutte queste difficoltà solo perché aveva questo grande sogno, che è la tecnologia Skyway. E adesso vediamo più dettagliato la tecnologia Skyway. Comunque, queste due persone, come ho detto prima, si sono incontrati nel 2014 e hanno segnato un contratto di collaborazione per 20 anni. E perché Andrei mi ha raccontato che lui, quando io l'ho conosciuto, aveva un sogno di trovare il suo destinazione nella vita prima dei 50 anni, ma a meno che questa destinazione nella vita sia che abbia un mercato di sviluppo minimo di $1 trilioni. Infatti, quando hanno avuto questo incontro con il signor Unitsky nel 2014, e quando il signor Unitsky, e lo vedremo più avanti, gli ha detto che il mercato che abbiamo davanti è minimo da 250-500 trilioni di dollari, lui ha detto sì, e questo è quello che ho cercato tutta la vita. E ha deciso, con la sua formazione, che o comunque dava a tutte le persone, prima di questo aveva un'accademia dove studiavano più di 100.000 persone, dove ha dato formazione e educazione finanziaria a più di 100.000 persone in tutto il mondo, ha deciso di formare le persone e di dare questa opportunità a più persone possibile. E ovviamente il signor Unitsky aveva bisogno anche sia di aiuto, perché ho detto che 40 anni ha avuto tante difficoltà, si è rivolto a tante persone, si è rivolto a tanti investitori grandi, governi, fondi monetari, per chiedere aiuto, per realizzare il suo sogno. Ovviamente nessuno non è pronto a finanziare un sogno, tutti sono pronti a comprare un prodotto. E in 2014 si sono incontrati queste due persone perché sogniamo nella stessa direzione. E vi dico, è la locomotiva più grande di sempre, sono stato sempre i sogni delle persone. Il mondo si gira intorno ai nostri sogni. Perché ovviamente 100 anni fa non è anche il cellulare che ho adesso in mano, una volta era solo un sogno. Tutto comincia da un sogno. Comunque, queste due persone si sono incontrati qua, hanno firmato un accordo di collaborazione 4 settembre del 2018 e per 4 anni stanno collaborando e stanno cambiando veramente il mondo. Ma lo stanno cambiando il mondo grazie anche a voi. E adesso possiamo vedere quello che hanno realizzato collaborando insieme in una sintonia, in rispetto reciproco per entrambi, e cosa hanno realizzato in questi 4 anni. Per favore, Natale, passa il video. Natalia.
Adesso vi metteremo un video. Татьяна, поставьте, пожалуйста, видео. Петр, нажми на картинку, видео должно быть. Окей. Vedete tutti? Scrivete il messaggio se vedete i video che vi volevamo presentare. Sì. Ok, andiamo avanti. È un video di 5 minuti e vediamo cosa abbiamo realizzato in 4 anni. Petru, ma non c'è il volume? Io lo sento.
Sì, cari amici, ovviamente si tratta del trasporto e vi spiego perché abbiamo deciso di sviluppare questo mercato. Prima di tutto per un fatto economico, perché il mercato di trasporti è uno dei mercati più grossi. Il trasporto attuale sono come le arterie per un paese. Ovviamente dove si mantiene tutta l'economia sul movimento di trasporti. Passeggeri, merci, qualsiasi cosa si devono muovere. Ovviamente siamo arrivati in quel punto lì dove c'è la necessità di un movimento molto più veloce, sicuro e ecologico. E perché abbiamo deciso di sviluppare questo mercato dei trasporti? Ma perché il mondo già ne ha bisogno? Perché se noi guardiamo nel trasporto ferroviario negli ultimi 70-80 anni non è avvenuto nessun cambiamento. Non è venuto nessun cambiamento, diciamo, nel modo giusto. Ovviamente, magari sono cambiati i design dei treni, sono cambiati, i treni hanno già reti Wi-Fi, sei più confortevole a sederti su quel treno lì, ma la logistica non funziona. Io mi trovo qualche volta in Italia a fare 100 km in 4 ore. Sono stato pochi giorni fa in Nigeria, 15 km in 4 ore, sono stato in coda 4 ore. È un problema mondiale. Un altro fattore, abbiamo messo sotto l'asfalto negli ultimi 100 anni 5 Inghilterre. Praticamente abbiamo preso il terreno fertile e l'abbiamo messo sotto l'asfalto. E questo è un altro fattore. Perché se continuiamo così, tra altri 20-30 anni, andando con questa velocità, avremo già 10 Inghilterre sotto asfalto. Ma l'asfalto non produce l'ossigeno, l'asfalto non produce da mangiare, l'asfalto non produce niente. E quello che ci produce, quello che dà vita al nostro pianeta è il terreno, è la terra. Alla fine ci auto-uccidiamo da soli. Il trasporto Skyway, come avete visto, è più ecologico, è più sicuro, è più efficiente, con una logistica migliore al mondo, dove non inquina, ha tutte le soluzioni più sicure, perché passa sopra le macchine, passa sopra le persone, sopra il traffico, sopra i problemi, dicendo così. Che ti puoi muovere molto più veloce, ovviamente usando meno materiale per costruire questa tecnologia, costa anche molto di meno, e vi dico che il trasporto attuale che si usa non è profittevole. Il trasporto attuale che usiamo nel mondo, dobbiamo spendere di più per mantenerlo anziché che porta un profitto. E per questo Andrei, quando ha scoperto questa tecnologia Skyway, ha deciso che la missione è la sua vita, perché ha capito, prima di tutto, come vi ho detto, la grandezza del mercato. E ha capito che c'è un mercato poco sviluppato, e dove c'è un mercato poco sviluppato significa che c'è necessità, e dove se c'è richiesta c'è anche l'offerta. Per questo, ovviamente, gli ultimi 4 anni non ci stiamo svolgendo solo noi in questa direzione, non ci stiamo svolgendo solo non stiamo sviluppando solo noi un trasporto alternativo. E che ben venga, perché sono contento che negli ultimi 4-5 anni il mondo sta sempre più alle tecnologie innovative. E come ho detto, che questa è la situazione attuale che abbiamo al mondo d'oggi. Che o che siamo in Italia, o che siamo in Africa, o che siamo in America o in India, è sempre il stesso problema. Ogni giorno ci sono incidenti, ogni giorno ce n'è traffico, ogni giorno c'è più in condizione del terreno. E dovete capire che noi adesso stiamo prendendo la terra,
che, dove stiamo camminando, imprese i nostri figli. Se non facciamo qualcosa per cambiare, i nostri figli non avranno sempre quei benefici che abbiamo noi adesso. Ma adesso io vi ho promesso che parleremo, dovete capire che questo trasporto lo può implementare questa tecnologia solo delle persone professioniste, solo delle persone che fanno professionalmente qualsiasi cosa. Io, come vi ho promesso, che in questo webinar ho delle informazioni molto importanti per voi, vi parlerò qual è una persona di successo e qual è un perdente. Ovviamente io sono sicuro che tutti in questa chat hanno un sogno e vogliono essere una persona di successo, ma non tutti riescono. E fate una domanda: perché? E voi adesso che comunichiamo un po' insieme, ditemi perché 90%, ditemi la vostra opinione, perché 90% delle persone al mondo non riescono a aggiungere i loro sogni e perché solo 10 persone del successo, 10 persone del mondo riescono ad aggiungere il proprio successo, i propri sogni. Ditemi la vostra opinione perché. Non hanno la giusta formazione, non hai fiducia in te stessi, forse perché non hanno la conoscenza necessaria, perché non hanno il credo, perché non hanno la formazione andata ad essere una persona di successo. Costanza e determinazione. Sì, una parte avete anche ragione, tutti questi li hanno una persona di successo. Prima di tutto, una persona di successo sviluppa in se stessi delle abitudini, sviluppa in se stessi delle abitudini che altre persone non le vogliono sviluppare. Qualche volta queste abitudini all'inizio ci danno fastidio anche, ma una persona di successo, capendo che deve migliorare, comunque deve implementare queste abitudini, li fa per se stesso, dopo diventa un piacere. Adesso vediamo un po' di abitudini che ha, delle caratteristiche che ha una persona di successo, un perdente. Io, come ho detto, sono sicuro che tutti in questa chat vogliono essere una persona di successo, ma sono sicuro che anche al 100% che non tutti riusciranno, che sono in questa chat, di essere una persona di successo. E alla fine vi farò, fate una domanda: qual è il vostro successo che volete aggiungere nella vita? Questo me lo scrivete nell'annale del webinar. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche. Ovviamente una persona di successo è sempre felice, come questa persona in questa foto, è sempre allegra, è sempre solidaria, è sempre solare e sempre vuole prendere il massimo dalla vita. Ma per prendere il massimo della vita devi avere delle abitudini, perché stando sul divano non ti arriverà il jackpot così. Come possiamo vedere che una persona di successo non si lamenta, ma trova le soluzioni, e questo è molto importante. Non ci possiamo lamentare con qualsiasi cosa, con il nostro vicino, con lo Stato, con il nostro amico, ma non ci aiuterà questo. Dobbiamo trovare noi stessi le soluzioni per risolvere qualsiasi problema. E dovete capire che i problemi che abbiamo nella vita è parte della nostra vita e sono più un beneficio per noi che una cosa negativa. Perché ci sta sviluppando in noi stessi un carattere dove magari quelle persone che non hanno avuto queste difficoltà, questi problemi nella vita, non avranno quel carattere della persona di successo che avete voi. Ovviamente, primo punto, che una persona di successo non si lamenta, ma trova sempre le soluzioni.
non teme mai ai cambiamenti. Io girando per il mondo ho visto una cosa molto drammatica, quello mi dispiace molto. 90% delle persone, 90% delle persone, scusatemi, hanno più paura di perdere i propri capitali che a realizzare i propri sogni. E questo è un cosa che mi dispiace tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che va bene, perché c'è dove a lavorare, cioè abbiamo ancora tanto da lavorare su di questo. E comunque una persona insuccessa non teme mai ai cambiamenti. Una persona di successo sempre prende le opportunità che le vengono date e le prende, le studia e se le porta sempre al massimo. Non smette mai di imparare. Dovete capire che allenando il nostro cervello con delle informazioni tutti i giorni è la nostra arma più efficace che possiamo avere. Non smettere mai di imparare, perché se c'è una parola che usate spesso in italiano, se non ti formi, ti fermi. E questo è giusto, perché la formazione o la formazione che ricevi tutto il giorno, e io vi dico, io parlando con tante persone, tutti i giorni sto imparando tanto da loro, perché tutti mi danno delle formazioni o informazioni. E questo, non smettere mai di imparare. Ammettere i propri fallimenti. Sapete che è una cosa, a questo punto è una cosa molto molto importante, e vi spiego perché. Una volta Andrei mi ha raccontato la sua cosa, che quando lui nel 2008 è stato bancarotta e aveva meno un milione di euro, è andato sotto meno di un milione di euro. Tante persone non riescono a accettare questo e stanno sempre peggiorando la loro situazione. Dobbiamo sempre accettare i fallimenti, ma vi dico, i fallimenti o i problemi nella vita non è per noi un lato negativo, per noi è sempre un lato nostro forte che ci sta... rafforzando per fare un passo avanti, diciamo così. Ma dobbiamo sapere a mettere questi fallimenti, perché se non li ammettiamo faremo sempre gli stessi sbagli 100 volte nella vita e non impareremo mai. Una persona del successo pensa ai bisogni degli altri. E come ultimo punto ho detto, sviluppa in stessi nuove abitudini. Questo è un altro punto molto importante, perché se tu hai l'abitudine, hai un'abitudine da 20 anni che ti hanno immesso lo stato nel sangue di andare al lavoro, venire a casa, fare cena, a fare felice tua moglie, tutto eccetera, ma voi, e questo va bene, ma vuoi avere successo e non vuoi sviluppare altre abitudini che magari non te le ha date nessuno, ma te le devi da solo a cercare, raggiungeremo il nostro successo molto più difficilmente. Dobbiamo sempre a fare quello, qualche volta quello anche che non ci piace fare. Dobbiamo fare sempre a sviluppare nuove nostre abitudini, perché così ci portiamo il più valore sul mercato, perché così più abbiamo in noi più abitudini, più capacità, più cose, diciamo così, più il mercato abbiamo più valore, e quindi il mercato ti pagherà molto di più. Adesso vediamo un perdente. Scusatemi. Qualche volta il perdente non ha sempre questa faccia, per farvi capire che un perdente non è sempre felice, ha sempre i problemi,
sempre da lavorarsi, non si trova se stesso, tutti sapete comunque che cosa può avere un perdente. Un perdente cosa sta facendo? Critica gli altri, perché magari non ha voglia di ammettere i propri sbagli e si sente più leggero a criticare gli altri. Scusatemi. Ha paura sempre di cambiamenti. Vi ho detto che un fatto che mi delude molto, perché molte persone hanno paura dei cambiamenti nella propria vita, perché si sentono confortevoli con quella vita che stanno facendo da molti anni. Ma i cambiamenti portano avanti il nostro successo. Pensa di sapere tutto. Guarda che da 3 anni che sto facendo questo mestiere, ne ho incontrato migliaia di persone e ne ho trovate di quelli che sapevano sempre tutto, erano più i sacchettoni di tutti, diciamo così. Cosa faccio di solito con queste persone? Sempre le ascolto. E quando le ascolto capiscono i loro bisogni. Si lamenta sempre. Sappiamo che è più difficile a lamentarsi che a trovare le soluzioni, lo sappiamo benissimo questo. Sappiamo benissimo che ti viene più facile a criticare o a lamentarti che a trovare le soluzioni. È fatto così il mondo, purtroppo. E dà colpe a altri per i propri fallimenti. Un perdente non riesce mai a accettare i propri fallimenti, ma dà sempre colpa agli altri. Allo Stato, magari al suo vicino, ai propri partner, business partner, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso io vi faccio una domanda. Voi dove volete essere? A destra o a sinistra? E se avete scritto che volete essere una persona di successo, dopo che finisce questo webinar, siete pronti a sviluppare almeno questi 7 punti, ma vi dico che una persona di successo ne ha almeno 50 punti da vantarsi sul mercato. E dovete capire che ogni cambiamento che comincia, ogni cosa che comincia, sempre comincia da voi stessi. Nel mondo, diciamo, non c'è aiuto, nel mondo non c'è beneficenza, c'è questo. Il mondo siete voi stessi e basta. Tutti i cambiamenti che cominciano devono cominciare nella vostra vita, la persona principale della vostra vita siete voi stessi. La persona che può cambiare la situazione attuale nella vita siete voi stessi. Fatevi sempre una domanda, me l'ha detto una volta Andrei: cosa faccio io ogni giorno per migliorare me stesso? Fatevi almeno la mattina quando vi svegliate: cosa posso fare questo giorno per migliorare me stesso? E vi dico che il mercato nel 21° secolo, che è cattivo, che è rigido, che è questo, investirà in voi miliardi di dollari se riuscirete almeno a fare questi cambiamenti in voi stessi. Adesso parleremo dei nostri sogni. Come ho detto prima, sono sicuro. Sono sicuro che tutti di voi hanno dei sogni. Tutti. Vi dico una frase che ho sentito da Tony Robinson quando sono stato a Mosca. Sapete perché tante persone non realizzano i propri sogni? Volete sapere il segreto? Perché tante persone i loro sogni li tengono chiusi nel sacchetto, nel cassetto, diciamo così. E non vogliono condividerlo con nessuno. Sono egoisti,
questi sono questi, non voglio, non vogliono non voglio condividerlo, ma io vi assicuro, amici, che se voi almeno condividete i vostri sogni almeno con 3-4 persone al giorno, c'è una grande, grande probabilità che i vostri sogni possano diventare realtà. E vediamo queste persone che realizzano i propri sogni perché, perché hanno, perché solo 10% riescono a realizzare i propri sogni, perché credono follemente nei propri sogni. Ho fatto prima un esempio, io ho deciso di seguire una persona che crede follemente nel proprio sogno per 40 anni. Condividono i loro sogni con gli altri. Ho detto, questo è un fatto molto, molto importante. E molte persone hanno paura, magari, perché possono ricevere una critica, ovviamente quello. Possono ricevere... tante persone non ti possono capire, e ovviamente quello. E ovviamente preferiamo di non parlarne più perché non ci sentiamo bene quando arriva una critica verso di noi. Ma non, è, non, non dovete avere paura di questo, ma dovete avere paura che non avrete, non potrete realizzare i vostri sogni nella vita se non parlerete. La critica ci fa sempre più forte. Pensano in grande. Le persone che realizzano i propri sogni stanno pensando sempre in grande. E perché io suggerisco a qualsiasi persona di pensare sempre in grande, di non avere paura di pensare in grande. Tante persone che sono entrate nella storia hanno avuto sempre, hanno pensato sempre in grande. E vi dico perché. Perché anche se voi realizzerete solo 10% di quello che avete pensato, di quello che avete pianificato, voi sarete anche già stracontenti. Se metterete i sogni piccoli, se metterete gli obiettivi piccoli, avrete piccoli risultati. Se metterete obiettivi grandi, aggiungerete anche metà di quegli obiettivi grandi. Sarete sempre realizzati, vi sentirete sempre realizzati. Prendono sempre le decisioni. E questo è un fattore molto importante. Perché a prendere le decisioni è quel punto, quel passo che sempre abbiamo paura di fare. Perché io vi dico sempre, parlo sulla mia storia, quando ho deciso di mollare il mio lavoro e di dedicarmi a questa attività, non era una decisione molto facile, era una decisione molto molto difficile, con tanti paura, con tanta paura e con tanta con tanti pensieri, ma con una grande grande desiderio di prendere questa decisione. Infatti molte persone si bloccano quando devono fare questo passo. Quando devono fare questo passo per prendere almeno una decisione nella vita. E io vi dico che noi delle decisioni le prendiamo ogni giorno. Ogni giorno. Infatti una persona di successo, una persona che realizza i loro sogni, 10% delle persone che realizzano i loro sogni nella vita, prendono sempre decisioni. E qualche volta succederà anche nella vita di prendere decisione molto, molto dura per noi. Ma è un fattore molto importante perché quello ci rafforza per realizzare i nostri sogni. E agiscono. Perché se voi avete dei sogni e tutti i punti, tutti questi 4 punti che vi ho parlato prima, diciamo voi avete un sogno e avete questi 4 punti e se non, non fate azione, sarete solo di avete solo delle fantasie, diciamo così, i vostri sogni diventeranno fantasia. E qual è la differenza tra un sogno e una fantasia? Il sogno è quello che si realizza, la fantasia rimane un sogno sempre per tutta la vita. Senza questo punto di fare azione, di agire, di muoversi verso la nostra determinazione,
questi quattro punti che vi ho detto prima diventano zero. Infatti è molto importante a sapere sognare e a sapere agire, perché se non agiremo saremo solo sognatori, diciamo, si chiamano fantasitori, diciamo, non so come si dicono in italiano. Io adesso vi parlo di un'idea di come cambiare il mondo, perché ovviamente all'inizio del webinar ho parlato di due personaggi che veramente vogliono cambiare il mondo. Ho parlato veramente di con quale strumento possiamo cambiare il mondo e nel sistema di trasporto. Vi ho parlato che abbiamo bisogno solo con delle persone professioniste potremo cambiare questo mondo. Ma adesso vi farò vedere un schema come lo potremo, dove qualsiasi persona può avere i vantaggi al massimo sapendo come funziona questo schema. Chi di voi sa cos'è NEMI? Per favore, se mi potete scrivere nel webinar, nel chat. Non lo so. Non sapete cos'è NEMI? NEMI è la nuova evoluzione economica mondiale. Prendendo questa nuova, la parola nuova, prendendo la parola evoluzione e prendendo la parola economica mondiale, troviamo NEMI, una parola così. E sono sicuro che lo sentirete, ma adesso vi voglio fare capire. Tipo NEMI, se abbiamo messo la I perché suona meglio, diciamo così. Se diciamo NEM, non suona così bene. Ma non è questione su questo fatto che mi voglio fermare. Questione che vi voglio fare capire un po' di cose. Ragazzi, io questo tema adesso non ve lo do al massimo e in fine del webinar vi dirò perché. Ma comunque un 5-10% di questo tema, perché è un tema molto molto dettagliato e ve lo posso dare. Ma alla fine del webinar vi spiegherò perché non vi posso dare a questo webinar, perché è un tema molto forte, un tema che veramente vi possono cambiare le cose. Guardate come funziona il mondo attuale. Sappiamo tutti che abbiamo tutti già il mondo attuale delle tecnologie innovative. Ma guarda, pensiamo un po' come hanno fatto la storia queste tecnologie innovative nel mondo. Diciamo, c'è un ingegnere, un ingegnere che ha un'idea di fare qualcosa, per cambiare qualcosa, per migliorare la vita delle persone, per aiutare tutti. E lui cosa fa? Va a chiedere aiuto. E a chi va a chiedere aiuto? Ovviamente va a chiedere a una banca, a un fondo monetario, a un fondo pensionario, a un amico, così a una diciamo il ministero, eccetera, eccetera, eccetera. E la questione è che abbiamo avuto tanti che queste persone, questi gruppi di persone decidono quale tecnologia può avere vita e quale non deve avere vita, prendendo l'interesse di qualsiasi quella persona che sta finanziando questa tecnologia. Mi avete capito fino adesso? E ovviamente come funziona? Voi avete, diciamo, prendiamo voi stessi.
Voi avete una idea di fare qualcosa con un prodotto che può rivoluzionare il sistema di, diciamo, il sistema mondiale. Ovviamente andate in una banca e la banca vi dice di no. Ovviamente, come è successo anche negli anni passati, perché adesso non vi posso dire tanti dettagli, vi spiego perché è un tema più importante che darò un altro giorno, e vi lo spiegherò dettagliamente. Io quando ho capito questo tema, io ho deciso di lavorare, di collaborare con questa azienda. Ovviamente la banca, se vi dice di no, voi, è quella banca che decide può avere vita vostra persona o di non avere vita, di avere vita vostra tecnologia o di non avere vita. E questo è un mondo che funziona già così minimo da 100-150 anni in qua. Le grandi potenze hanno deciso chi finanziare, quindi di chi non finanziare, o di chi può sviluppare la sua tecnologia e chi non può sviluppare la sua tecnologia. Ma vi dico che qualsiasi tecnologia nel mondo attuale, la strada se l'ha fatta sempre da sola. Sempre da sola se l'ha fatta. Guarda, così di distribuire, sappiamo tutti che 10% delle persone, 10% delle persone conducono 90% dei soldi a livello mondiale. E questo è un fattore molto, molto grave. E vi spiego perché. Perché abbiamo quasi 80% nel mondo che vivono nella povertà. Abbiamo solo 90% delle persone in tutto il mondo che gestiscono solo 10% del capitale a livello mondiale. Ovviamente, vi faccio una domanda, vi sembra giusto questo? Che c'è una proporzione così, con un stacco così grande? Ok, guardate cos'è NEMI, e perché si chiama Nuova Evoluzione Economica Mondiale? E vi faccio un'altra domanda, perché questo facciamo un flashback così. Qual è la differenza? Evoluzione e rivoluzione. Rivoluzione e evoluzione. Qual è la differenza tra queste due parole? Anche se si assomigliano tanto. Nessuno non lo sa? Sì e no. Evoluzione nuovo, rivoluzione qualcosa già esistente. Rivoluzione coinvolge le sociali. Rivoluzione coinvolge il sociale. Evoluzione la tecnologia. Rivoluzione e distruzione. Ok, ora Stefania ha ragione. Evoluzione crescita. Comunque avete tutti ragione. Vi spiego qual è la differenza tra queste parole e perché noi vogliamo fare la nuova evoluzione economica e non rivoluzione. È molto importante capire questi due fattori, perché la rivoluzione succede sempre nello stato di guerra. Non è mai successa una rivoluzione in stato di pace. Sempre l'evoluzione hanno avuto sempre è successa sempre con lo stato di pace, tramite le tecnologie, tramite le invenzioni, tuttavia, che hanno cambiato il mondo. Ma lo stesso cellulare, non hanno fatto la guerra per avere questa tecnologia in mano, perché questa tecnologia ha fatto l'evoluzione per apprendere il suo mercato. Rivoluzione hanno fatto sempre la guerra, seconda guerra mondiale, dove sappiamo tutto come hanno finito, diciamo, o vengono con la potenza per fare una rivoluzione, per mettere qualcosa di nuovo, e questo non può succedere già nel XXI secolo. Abbiamo bisogno di una evoluzione economica mondiale.
E questo è molto importante. Rivoluzione è in stato di guerra, dove succede qualcosa, una battaglia, io non vi parlo solo a livello mondiale, vi parlo anche a vostro statuto, diciamo così. Magari avete un conflitto con il vicino e volete risolvere questa situazione tramite la rivoluzione e non tramite la rivoluzione. È molto importante capire la differenza tra queste parole, perché capire questo slide che vi parlerò più avanti. E guardate, ma immaginate che sia adesso una giusta distribuzione del capitale mondiale. Conoscenza e educazione in tutte le sfere della vita, essere padroni della tua vita, comprensione delle leggi della ricchezza. Vi dico, immaginate che sia, io mi piace sempre a fare esempio con un branco di sardine. Sapete qual è la differenza tra una balena e un branco di sardine? Che la balena, ovviamente, è molto più grande, ha un peso molto più grande che una sardina, ma la balena è come una banca, diciamo, finché si muove, finché si gira, finché fa i passi avanti e indietro, a prendere le decisioni, si muove sempre più difficilmente. Ma guardate perché nuova evoluzione, che sono le persone, che la principale attivo è una persona, possiamo essere un branco di sardine. Dove? Come funziona un branco di sardine? Quando viene attaccato, che fa diversi movimenti e trova sempre le soluzioni. Trova sempre la via, come un fiume, diciamo, come come l'acqua, diciamo così. E guardate adesso, in domani ovviamente avremo più tecnologia, ovviamente avremo più innovazione. E guardate se noi adesso saremo diciamo un milione di persone, e questi ingegneri non andranno più da a chiedere aiuto a una banca, ma verranno da noi e divideranno la loro tecnologia insieme a tutti voi. Mi capite? Dove noi finanzieremo, uno metteranno 10 euro, uno metteranno 20, uno 50, uno 100, finanzieremo loro il suo prodotto e lui dividerà il suo prodotto, la sua parte economica con noi. Cosa può succedere? Può succedere una cosa che già non sarà 90-10% controllato, che controlla il 90% dei soldi, ma saranno ovviamente i ricchi, saranno sempre più ricchi, ma non ci saranno i poveri, perché con quel con NEMI, con la nuova evoluzione mondiale, noi possiamo finanziare qualsiasi tecnologia, dove il prodotto più principale o l'attivo più principale è una persona. Ma ovviamente, come ho detto prima, la conoscenza nell'educazione in tutte le sfere della vita. E ovviamente nel corso Master Profi spieghiamo molto bene questa cosa qua. Essere padrone della tua vita. Comprensione delle leggi della ricchezza. Dobbiamo sempre avere una mentalità sempre da ricco. Ovviamente lo so che lo Stato in ultimi 90 anni, sempre ci hanno detto che dobbiamo avere un stile di vita, perché dobbiamo loro devono essere padroni della nostra vita, ma non noi. E possiamo con la società dei consumatori che possiamo creare, possiamo entrare sul mercato di know-how, finanze, sviluppo e vantaggio. Possiamo avere tutti questi qua, e unendo tutti questi quattro vantaggi, una persona può essere felice. Conoscenze sulle finanze e sui investimenti, più grande il valore che dà una persona allo sviluppo della società e più grande benefici riceve, perché ovviamente se tu
più porti sul mercato, più riceverai. Così funziona la legge. La società dei consumatori cosa può fare? Più le tecnologie, nuove tecnologie. Cioè, noi potremmo essere una società di consumatori, ma guardate il bello, che noi possiamo essere sia una società di consumatori, ma sia una società di proprietari di queste tecnologie. Perché come funziona? Guardate, voi tutti pagate adesso il biglietto per usare le ferrovie italiane, tutti. E siete una società di consumatori. Ma immaginate di avere una parte dalle ferrovie italiane. Sarete anche dei produttori, diciamo così. Ognuno può produrre un prodotto, ma non essere solo un produttore di un prodotto, ma essere sempre stesso consumatore. E il cerchio si chiude. Più persone saranno comproprietari di qualcosa, più avranno vantaggi, più avranno interesse di essere anche consumatori di quel prodotto lì. Avere sempre una mentalità progressiva, imparare a comprendere i flussi di informazione, amare il proprio pianeta. Come ho detto che queste cose, tutte queste cose, finanze, sviluppo, vantaggi, know-how, passano tramite questa società di consumatori, che potete essere tutti voi. Ma nessuno, e guardate le tecnologie che possiamo, il NEMI cosa può influenzare in prossimi anni. Un sistema di trasporto di secondo livello, nella costruzione, come sapete che Chinitsky non si occupa solo di sistemi di trasporto, ma si occupa anche di, non è che signor Chinitsky, il trasporto Skyway è una, come dire, un complesso completo dove c'è anche le stazioni, ci sono anche case, tutto, e queste stazioni possono essere sia da centri commerciali, uffici e tuttavia. In sfera sociale, perché ovviamente più saremo in questa società, più ci potremo aiutare a vicenda. In sfera finanziaria, perché possiamo così finanziare qualsiasi cosa, perché possiamo essere un branco molto grande di sardine, che possiamo non muoversi molto lentamente, ma molto velocemente, a fare molto le cose molto velocemente. Il sistema della comunicazione, perché possiamo tra noi usare il servizio di produzione. Ovviamente uno di voi, se produce qualcosa, può venderlo sempre sulla nostra società di consumatori. Servizio o produzione. In automatizzazione, nell'abito subacqueo, perché come sapete che la tecnologia Skyway può andare anche alle tecnologie, come andare a creare sotto l'industria, sotto creare le linee sotto l'acqua. Il settore dell'industria mineraria, perché ovviamente adesso il 90% dei costi ricchi, diciamo, di carbone non sono raggiungibili. Ovviamente con il nostro trasporto li possiamo raggiungere e essere proprietari sia di quelle miniere dove possiamo costruire e portare, dove possiamo aprirli con la tecnologia Skyway. Perché non ho parlato adesso dettagliatamente di questo? Qua posso parlare molto più dettagliatamente di questo. Minimo 2 ore, 3 ore, perché è un tema molto importante che ci ha dato anche sia Andrei, ma capendo questo creare noi stessi delle caratteristiche di un uomo di successo veramente può succedere. NEMI, che è la nuova evoluzione economica mondiale, dove qualsiasi persona sarà in energia con se stesso, ricca, perché da tutti questi vantaggi può ricevere può ricevere dei benefici,
non devi pensare più di lavorare per vivere. Ovviamente da quei benefici che riceverà avrà anche una parte economica, e da quella parte economica si devono pagare le tasse, e dalle tasse anche lo Stato avrà la sua parte, per questo che influiamo la parte sociale, perché dalle tasse che paghiamo avrà un vantaggio anche lo Stato. Comunque di questa parte qua, perché non vi ho parlato detalmente adesso, scusatemi, perché parlerò molto detalmente il giorno 2, dove qualsiasi persona può venire a scoprire di più sull'azienda, che sta lavorando più, che ha un'idea di 40 anni e sta lavorando sul mercato più di 4 anni, che ha cambiato la vita di tantissime persone. Vedete la loro storia di successo, e vi daranno gli strumenti giusti di come potete aggiungere a essere una persona di successo, che vi ho parlato prima, nella vostra vita. Prima di tutto verrà anche Andrei, il direttore generale, che è un coach a livello mondiale, dove faranno un coach personalmente con te, un coach personalmente con voi, dove vi darà 5 elementi della motivazione che può avere una persona nella vita, e 5 elementi della ricchezza che possiamo avere nella vita. Usando questi 5 elementi, vi dico che io ho sentito questa formazione da lui, era molto molto forte. Lui l'ha dato a un'assemblea a Mosca, dove erano più o meno 1000 persone, scoprendo questi 5 elementi, che le uso anche i presidenti di molti paesi o persone di successo, possiamo essere esperti in qualsiasi cosa, in qualsiasi dominio, esperti nel business, esperti nel multilevel marketing, esperti in quello che ti piace a te. È molto importante partecipare il 1° e 2 dicembre, perché come ho detto il più grande nostro attivo sono le persone, e grazie a Nemi riusciremo non solo a sviluppare sullo Skyway, ma qualsiasi progetto. È importante che aiutando a realizzare questo progetto possiamo realizzare i vostri sogni. E verranno 3 ospiti, avremo Andrei, Igor, direttore finanziario, dove vi ha dato il scorso webinar un compito, come distribuire $1 milione, come di avere le idee, come fare a distribuire $1 milione nel vostro portafoglio, potete avere, e lì vi dirà delle regole precise, come potete fare questo, anche se non avete 1 milione, non preoccuparvi, vi darà degli strumenti precisi come, grazie a creare un portafoglio di investimento molto professionale, e Maxim vi darà un strumento come sviluppare e come avere più ricchezza sul mercato. E Andrei, già ho parlato prima, vi darà 5 elementi della motivazione, è un coach molto molto, un corso molto molto forte questo, e 5 elementi della ricchezza. Io vi lascio con un video e vi aspetto tutti a Roma, perché saremo tutti insieme, saranno 2 giorni veramente emozionati. Emozionale.
Vi ringrazio, ragazzi. Se avete domande, comunque adesso non risponderò alle vostre domande perché ci vediamo sabato e domenica a Roma, dove scoprirete tante novità anche sullo sviluppo dell'azienda. Scusatemi, anche sullo sviluppo dell'azienda. I piani per 2019, questo sarà il giorno primo di dicembre. Scoprirete le strategie che faremo per il 2019 e tante novità da Andrei. Tante novità, perché io vi dico veramente vale la pena di essere primo e 2 dicembre a Roma. Vi auguro una buona serata e grazie che mi avete sostenuto in questo webinar e penso che sono stato molto utile per voi. Grazie mille, arrivederci.